Giugno per molti equivale all'estate, per altri all'inferno degli esami di Stato. Nella merda! Da una parte gli studenti in crisi, dall'altra parte ci sono loro, i più temuti, i professori! Allora, la prima domanda che ci è arrivata dal web è: ma voi professori, fare gli esami, ma non vi si dia? Cioè, non vi scoccia? Diciamo un po' sì. Da morire. Sì. È noioso, forse è la cosa più noiosa che ci possa essere. No. Qual è la cosa che non sopporto degli alunni durante l'esame di maturità? Cioè, pensano che noi scendiamo dalla, non lo so, dalle montagne, siamo trogloditi, siamo mentecatti, ma tu mi presenti la tesina e dimentichi di togliere il link in basso da dove l'hai copiata. Forse il ripetere diciamo, quando fanno, tra virgolette, mi nervo quando fanno così, divento pazza. L'abbigliamento. Che non vengano in pantaloncini e con le canottierine da mare. Ultimamente questo dei cellulari, tu prendi il primo, poi magari scopri il secondo e prendi il secondo e poi ne ha un terzo. I figli dei commessi di MediaWorld per avere questi cellulari. Qual è la cosa che più la intenerisce degli alunni durante gli esami di maturità? Che mi intenerisce di più? Niente, non c'è niente. Gioia, tu gli vedi quelle manine che tremano e ti dici, allora si acchiappa e dico, tranquilla, non ti devo torturare. Alcune volte hanno la bocca secca, allora diamo anche l'acqua, o i cornetti, o che il caffè, certe volte mi è successo pure il soccorso. Gente, va a fare colazione, che sei di stato. La ragazza che scoppia in lacrime, svenimenti, che ti guardano così. Cioè, come spiano tutto, cioè guardano avidamente qualunque cosa. Allora, se tu per esempio ti giri a parlare con un collega o con una collega, chissà che cosa le sta dicendo. La più grande ansia di una professoressa durante gli esami di maturità qual è? Magari, ecco, tu sai che hai dato il massimo, hai preparato i ragazzi e poi magari vieni a sapere che i ragazzi non hanno reso. Da te dipende il futuro di quei ragazzi. Certo, forse l'ansia potrebbe venire nel momento in cui tu devi decidere il voto. Sulla valutazione non eccedere e non essere troppo ristretti. L'aspetto burocratico, le firme, i timbri, i verbali. Ma tutto deve essere in regola, quindi c'è un'ansia di prestazione molto forte. Ha mai fatto domande fuori percorso? Il percorso tu intendi la mappa concettuale, sì, che loro portano. Sì. Ma le domande fuori dal percorso sono previste? La prassi vuole che si facciano almeno due domande, una inerente al percorso e un'altra sul programma. Allora, se io mi accorgo che c'è un ragazzo che è capace di andare fuori dal libro, e allora sì, se no non lo metto in difficoltà. Quindi meglio non essere particolarmente sciolti, così. La cosa più assurda che ha sentito durante un esame di maturità. Seneca è diventato Senegal. Che la Divina Commedia l'abbia scritta Foscolo. Parlami di D'Annunzio, e tu D'Annunzio è un estetista. È un estetista perché non aveva peli sulla lingua, D'Annunzio. Se all'esame di maturità dovesse arrivare un ragazzo eccessivamente abbronzato, lei cosa pensa? Ecco, io questo lo eviterei. Ha fatto bene a prendere un po' di sole, perché certo, un pochino ci sta. Non ho studiato. Abbronzatevi meno prima dell'esame. Perché sei abbronzato? Perché sei andato al mare. Perché sei andato al mare? Perché non studiavi. E quindi... Quanti alunni ha bocciato a una maturità? Allora, sfatiamo questa cosa, che può essere il singolo carogna che decide di bocciare. No, non è mai il singolo docente che boccia. Pochissimi, soltanto una volta purtroppo, ed è stato brutto. Io quell'anno ho avuto quasi la colite ulcerosa. Cosa vorrebbe dire ai maturandi del 2017? Godetevelo, sembra assurdo da dire, ma godetevelo, perché davvero ve lo ricorderete per sempre. Che qua non... nessuno vuole mettere in difficoltà. Dai che ce la fate tutti, tranquilli. Se non lasciate il fidanzato o la fidanzata alla vigilia della maturità, intanto fategli sostenere l'esame. E tutto vi andrà benissimo. Auguri e in bocca al lupo. Notte prima degli esami. Notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via. Via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano. Notte di nonna alla finestra. Questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori di pittura. Se li vuoi fare cadere, tu
tu devi fare domande apparentemente innocue e generali. Mi parli di leopardi. Questo è terribile. Sono autori talmente immensi che scatta il panico nel ragazzo e si blocca. Questa è la domanda cattiva. Dovete fare una cosa. Preparatevi un incipit, un inizio ad effetto. Non faccia capire che siete nel panico.